Benvenuti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi ci occuperemo di cambiare il colore di una mela da rosso a verde con GIMP, che è un programma appunto di manipolazione grafica, il corrispettivo open source, diciamo, di Photoshop. Abbiamo preso una mela qualunque da Google Immagini e per fare questo dobbiamo parlare di un argomento che viene definito hue, viene pronunciato così in inglese, lo hue. Esatto. Che cos'è lo hue? Viene definito da Wikipedia come una delle principali caratteristiche del colore e in particolare viene definito come il grado di percezione che l'occhio umano ha in base al cambiamento delle gradazioni di rosso, verde, blu e giallo. Allora, se per esempio qualcuno vi chiedesse di cambiare il colore di questa mela e per farlo sceglieste per esempio il verde, e prendeste il pennello verde, un attimo che non mi si vede, ecco il pennello verde per dipingere sopra il verde, ovviamente verrebbe una cosa schifosa, non è così che si fa. Facciamo subito edit undo e continuiamo a farlo finché, ecco. Per farlo è semplicissimo perché conoscendo che cos'è lo hue, quindi il grado di percezione del colore nei suoi gradienti principali, è sufficiente andare all'interno del menu colore, scegliere Hue Saturation e poi selezionare proprio il colore rosso, vedete qui ci sono i colori principali, e agire proprio nello slider, cioè nello strumento Hue. E vedete che la differenza sta nel fatto che questo strumento intelligente in pratica non è che dà una pennellata di verde opaco sopra, ma l'intelligenza di questo strumento di fotoritocco sta nel rispettare praticamente tutte, sia le luminosità, le lucidità, le trasparenze della foto. E questa sembra proprio una foto di una mela verde, mentre era una mela rossa. Quindi ricordiamo come si fa. Intanto, se volete approfondite il concetto di hue in Wikipedia, ho preso una mela rossa semplicemente in Google Immagini e poi menu colore. Hue Saturation, si decide il colore principale che si vuole cambiare e si agisce nello strumento Hue. Questo è soltanto un esempio, può essere applicato per, diciamo, a tante altre procedure. Poi facciamo file e facciamo sempre esporta, lo esportiamo e lo esportiamo come Red Apple però PNG. Facciamo export, così ce lo rivediamo. Rispondiamo di sì. E questa è la maniera migliore per agire sulla, diciamo, saturazione del colore, cambiando il colore di un oggetto, ma mantenendo tutti i riflessi della foto. Eccola qua, la doppio clicchiamo e eccolo che questa è la mela con un fotoritocco velocissimo che sembra molto credibile, mentre questa è la mela originaria rossa. Guardate, l'effetto è assolutamente credibile. Grazie a tutti per aver visto questo video e al prossimo video di Logistics Analytics Italia.